Buonasera fratelli carissimi e bentornati qui su Maria Vision per il nostro appuntamento del rosetto di Maria Santissima. Oggi abbiamo una rosa molto molto speciale che vedremo, gusteremo insieme, respireremo insieme perché lo faremo con Maria e con Gesù naturalmente. Ma prima di qualunque cosa preghiamo insieme, affidiamoci subito, come sempre facciamo, a Maria e vogliamo affidarci a lei quali figli, e così che tutto quello che poi noi dopo facciamo sarà sempre a gloria di Dio Padre. E allora preghiamo insieme. O Maria, da Gesù crocifisso, ti accolgo come madre mia. Mi chiudo nel tuo cuore, mi consegno a te, anima e corpo, pensieri, affetti e progetti, perché il tuo sposo divino, lo Spirito Santo Ruach, mi rigeneri e trasformi in Gesù, a gloria di Dio. Questa preghiera e mi piace proprio farla in ogni circostanza e invito anche voi a farla perché non c'è cosa più bella di mettersi nel grembo di Maria, nascondersi dentro di lei e con lei pensare, con lei agire, con lei mangiare, con lei fare ogni cosa. Ma quando parliamo di Maria, c'è una persona che le sta sempre tanto vicino e che abbiamo visto già anticipato un po' l'altra volta, nella puntata scorsa, che è quel suo santo sposo Giuseppe, che abbiamo visto un po' nella fiducia di Maria, la presenza anche di questo sposo. E abbiamo anche visto dal Vangelo come l'annunciazione a Giuseppe. E oggi, dopo che Giuseppe si è destato dal sonno, c'è proprio una frase del Vangelo di Matteo che, come dire, da questa partiamo oggi, che dice: quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, senza che egli la conoscesse. Capite cosa ha fatto Giuseppe? Si è fidato di Dio. E quello che mi piace tanto, che commuove il mio cuore, è proprio questo che a casa Giuseppe accoglie Maria nonostante sappia che c'è un mistero più grande di lui. E quindi erano già fidanzati, c'era già praticamente il matrimonio organizzato. E adesso vediamo, perché, come dire, vi voglio portare a questa gioia, a questa festa dello sposalizio di Giuseppe e di Maria. Queste immagini che voi vedrete tra un attimo sono tratte dal film famosissimo di Zeffirelli, ma il canto molto bello è il Magnificat degli sposi. È scritto da una sposa, Cristina Righi Picoco, la quale con suo marito fanno un bellissimo lavoro con le coppie sposate, con le coppie in difficoltà nella diocesi di Perugia. Sono i coniugi Picoco e lei scrisse questa preghiera e il nostro fratello Marco ha messo in musica. Allora, gioiamo insieme del matrimonio, dello sposalizio proprio di Giuseppe e di Maria con questo bellissimo canto. A tra poco. L'anima di noi sposi magnifica il Signore, perché in ogni istante è presente il Salvatore. Ha guardato sin dall'inizio alla nostra povertà ed ha messo nei nostri cuori la reciproca gratuità. Ha fatto grandi per noi le cose ed altre noi farà, perché mai l'ombra di sfiducia del suo tesoro faccia dubitare. Ha distrutto in noi
costantemente senza perdere mai lo sguardo per condurci gioiosi al nostro traguardo. Come aveva promesso il giorno del nostro sì, come aveva promesso il giorno del nostro sì. Non ci sono potenti ma troni di doni da darsi a vicenda, ora in eterno. Di bene ci colma e ci accompagna, di noi ogni cosa lui sa già. Bisogno reale e il necessario è tutto colmato in chi ci ha creato. Lusinghe striscianti dell'avversario, non cedo, c'è lui, ci porta per mano. Ci soccorre costantemente senza perdere mai lo sguardo per condurci gioiosi al nostro traguardo. Come aveva promesso il giorno del nostro sì, come aveva promesso il giorno del nostro sì. Ci soccorre costantemente senza perdere mai lo sguardo per condurci gioiosi al nostro traguardo. Come aveva promesso il giorno del nostro sì, come aveva promesso il giorno del nostro sì. Il giorno del nostro sì, come aveva promesso il giorno del nostro sì. Maria e Giuseppe, coppia di sposi, benedetti da Dio, il Signore è con voi e benedetto è Gesù, frutto del vostro sì alla volontà del Padre. Santa coppia di sposi, amati dal Signore, pregate per noi adesso e nei momenti difficili della nostra famiglia. Amen. Spero che siate entrati nella gioia dello sposalizio, nella gioia del matrimonio. Giuseppe e Maria ci fanno vedere proprio questa gioia. Noi sappiamo tutte le cose che succedono e man mano che succedono anche le vogliamo applicare nella nostra vita, perché vogliamo trarre sempre un insegnamento. Questa puntata, questo tempo che stiamo passando insieme, lo vogliamo proprio offrire per la santificazione del matrimonio, in modo speciale per tutte quante le coppie, quelle felici, quelle che hanno dei problemi, quelle che stanno combattendo ogni giorno con varie problematiche. Veramente vogliamo famiglie cristiane sante. E questo, come dire, sposalizio, vedere la gioia dell'unione sponsale, deve aprire il nostro cuore alla gioia. D'altronde siamo tutti figli, noi veniamo tutti, come dire, da un matrimonio. E chi felice, chi forse meno felice, però siamo tutti figli e dobbiamo anche ricordare questa figliolanza e sul piano terreno e su quello celeste. Allora, dicevo, Giuseppe ha preso Maria con sé. Questo, come dire, inizia la missione di Giuseppe come custode. Lui, prendendo Maria, decide di, come dire, lui si sveglia dal sonno della giustizia per proprio destarsi nella realtà dell'obbedienza. Capite? Passa da quell'uomo giusto di cui si parla all'uomo obbediente. È molto bello, voi sapete che io mi diverto sempre con voi a vedere la gioia nelle parole, perché nelle parole c'è sempre un messaggio per ciascuno di noi. E nel nome c'è il progetto di Dio, quindi ogni nome ha un suo significato. È bello che anche tu che stai guardando adesso, qualunque sia il tuo nome, che sia un Giuseppe, che sia Maria, che sia Alessandra, che sia Giovanna, che sia qualunque
nome sia, scopri la bellezza che c'è nel tuo nome, scopri la bellezza che c'è nel progetto che Dio ha per te, che veramente Dio ha un progetto per ciascuno di noi. E allora ecco perché vi dico sempre che è importante avere una penna e un quaderno per divertirsi col Signore, raccontargli proprio ogni cosa e scrivere. Quindi scrivere, per esempio, il nome che oggi vogliamo analizzare è Giuseppe. Giuseppe chi è? Perché Giuseppe, diciamo, sì, è lo sposo di Maria, uno sposo santo. Ma chi è? Che cosa è per noi? È stato scelto da Dio in persona, ma sempre un uomo libero, Giuseppe. Perché nella libertà gli ha comparso l'angelo e lui liberamente ha scelto di dire sì. Una annunciazione anche difficile, perché quella che avviene nel sonno, dici sarà vero, non sarà vero, ma lui si fida di quello che vede nel sogno e liberamente dice sì al Signore. Quindi, come Maria ha detto eccomi, anche Giuseppe dice il suo eccomi, sono il servo del Signore, si compia in me la tua parola, e prende Maria nella sua casa. Allora Giuseppe, la G di Giuseppe, che cos'è? Pensate a quest'uomo giusto, no? Quindi giustizia c'è già nel nome, ma è anche un uomo gentile, è un uomo che ha la giustizia ma anche la gentilezza. Poi c'è una I, e quando io penso a Giuseppe penso alla sua intimità con Dio. Quale intimità deve avere avuto nel suo tempo vivente nella terra, nel fidarsi di Dio, nel crescere quel figlio che il Padre del Cielo gli ha affidato, e quindi questa intimità con Dio anche attraverso la sua sposa. Poi c'è questa U, la U di Giuseppe per me è unione con Dio, ma è anche unto, quindi come dire, perché poi viene la S, cioè è stato scelto, no? E quindi abbiamo questa umiltà in Giuseppe, un'umiltà straordinaria che noi non vediamo facilmente. Se pensate come è dipinto nei Vangeli, non dice una parola a Giuseppe, ma le sue azioni parlano più di mille parole. Allora è tutto in questa S di Giuseppe, c'è il silenzio, c'è la speranza, c'è il santo sposo di Maria. È scelto da Dio, capite? Nella S ho trovato un sacco di cose. Divertitevi anche voi proprio con il nome. Poi ci sono due E. Allora ho pensato, la prima E di Giuseppe è sicuramente esemplare. Lui è esemplare perché nell'obbedienza sceglie proprio di fare la volontà di Dio, di fidarsi completamente di quell'angelo, di ciò che gli dice, e di affidarsi a Dio. Quindi c'è, come dire, un'obbedienza totale. D'accordo? E quindi è un esempio per tutti noi, in modo speciale per gli uomini che dovrebbero, come dire, avere come esempio nella propria vita proprio San Giuseppe, uomo integro, uomo in comunione col Signore, totalmente abbandonato nella volontà di Dio. Poi c'è una doppia P di Giuseppe, allora per me quella P è pulizia, è fare proprio pulizia, è un anche andare verso la perfezione, ma la perfezione di Giuseppe è nel silenzio, nel nascondimento, nell'obbedienza, nel mettersi al servizio, ecco la perfezione. Quindi il grande successo di Giuseppe è totalmente diverso da quello che gli uomini si aspettano, in modo speciale proprio gli uomini maschi, che magari, che ne so, hanno grandi aspettative di successo nel mondo. Invece no, Giuseppe non ha questa aspettativa. Giuseppe ha l'aspettativa e il desiderio di fare la volontà di Dio. Quindi mantenendo la sua dignità di uomo, di padre, di guida della famiglia, dove Maria è completamente sottomessa a Giuseppe. Quindi lei è la scelta, la prescelta, custodita, e si lascia custodire da Giuseppe. Quindi che esempio stupendo per i mariti di oggi, per i padri di oggi, per i figli di oggi. Giuseppe è una figura veramente sempre bella da prendere e a cui anche rivolgerci. E infine appunto c'è questa E, di cui dicevo, esemplare, ma anche encomiabile. Ha fatto tutto alla perfezione, nel suo totale abbandono a Dio. Ma allora ascoltiamo adesso che cosa Papa Francesco ci dice
di Giuseppe. Ascoltate con attenzione. Questo sognatore è capace di prendere questo compito forte e che ha tanto da dirci a noi in questo tempo di forte senso di orfanezza. E così questo uomo prende la promessa di Dio e la porta avanti in silenzio, con fortezza, la porta avanti perché quello che Dio vuole sia compiuto. È l'uomo che non parla ma obbedisce, l'uomo della tenerezza, l'uomo capace di portare avanti le promesse perché divengano salde, sicure, l'uomo che garantisce la stabilità del regno di Dio, la paternità di Dio, la nostra filiazione come figlio di Dio. E Giuseppe, mi piace a me pensarlo come il custode delle debolezze, delle nostre debolezze pure. È capace di far nascere tante cose belle dalle nostre debolezze, dai nostri peccati. Io oggi vorrei chiedere, ci dia a tutti noi la capacità di sognare, perché quando sogniamo le cose grandi, le cose belle, ci avviciniamo al sogno di Dio, le cose che Dio sogna su di noi. Che ai giovani dia, perché lui era giovane, dia la capacità di sognare, di rischiare e prendere i compiti difficili che hanno visto nei sogni, e ci dia a tutti noi la fedeltà che generalmente cresce in un atteggiamento giusto, lui era giusto, cresce nel silenzio, poche parole, e cresce nella tenerezza che è capace di custodire le proprie debolezze e quelle degli altri. Abbiamo ascoltato nel Vangelo che Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. In queste parole ella riaccusa la missione che Dio affida a Giuseppe, quella di essere custos, custode. Custode di chi? Di Maria, di Gesù, ma è una custodia che si estende poi alla Chiesa, come ha sottolineato il Beato Giovanni Paolo II. Così, San Giuseppe, come ebbe amorevole cura di Maria e si dedicò con gioioso impegno all'educazione di Gesù Cristo, così custodisce e protegge al suo mistico corpo, la Chiesa, di cui la Vergine Santa è figura e modello. Come esercita Giuseppe questa custodia? Con discrezione, con umiltà, nel silenzio, ma con una presenza costante e una fedeltà totale, anche quando non comprende. Dal matrimonio con Maria fino all'episodio di Gesù dodicenne nel Tempio di Gerusalemme, accompagna con premura e tutto l'amore ogni momento, e accanto a Maria, sua sposa, nei momenti sereni e in quelli difficili della vita, nel viaggio a Betlemme per il censimento e nelle ore trepidanti e gioiose del parto, e nel momento drammatico della fuga in Egitto e nella ricerca affannosa del figlio al Tempio. E poi nella quotidianità della casa di Nazareth, nel laboratorio dove ha insegnato il mestiere a Gesù. Come vive Giuseppe la sua vocazione di custode di Maria, di Gesù, della Chiesa? Nella costante attenzione a Dio, aperto ai suoi segni, disponibili al suo progetto, non tanto al proprio.
ed è quello che Dio chiede a Davide, come abbiamo ascoltato nella prima lettura. Dio non desidera una casa costruita dall'uomo, ma desidera la fedeltà alla sua parola, al suo disegno. Ed è Dio stesso che costruisce la casa, ma di pietre vive segnate dal suo spirito. E Giuseppe è custode perché sa ascoltare Dio, si lascia guidare della sua volontà, e proprio per questo è ancora più sensibile alla persona che gli sono affidate. Sa leggere con realismo gli avvenimenti, è attento a ciò che lo circonda e sa prendere le decisioni più sagge. E lui, cari amici, vediamo come si risponde alla vocazione di Dio con disponibilità, con prontezza. Ma vediamo anche qual è il centro della vocazione cristiana: Cristo. Custodiamo Cristo nella nostra vita per custodire gli altri, per custodire il creato. Quanti messaggi ci sta lasciando Papa Francesco nella proprio persona di Giuseppe, ma come dire, oggi siamo tutti invitati a nasconderci in Maria, lasciandoci custodire così da Giuseppe, in modo del tutto speciale, no? Mi piace molto quello che ha detto, che bisogna essere capaci di sognare. Dobbiamo essere tutti sognatori, ma non con la testa tra le nuvole. I sognatori di cui parla il Papa, e anche come abbiamo visto con Giuseppe, che nel sogno che l'angelo gli parla, è un sogno che è comunque un abbandono alla volontà di Dio. Come dire, mi ricordo una volta Papa Francesco disse: io ho sempre sotto, vicino a me, nel comodino, la statua di Giuseppe dormiente, e tutti i miei problemi li metto lì sotto. E se ne prende cura Giuseppe. Ho ricevuto anch'io in dono questa bellissima statua di Giuseppe e mi piace vederlo che lui riposa con fiducia, con serenità, perché così, quando sei totalmente affidato a Dio, per quante preoccupazioni ci possono essere intorno a te, devi riposare, devi riposarti in Dio, perché metti Lui al centro della tua vita e ti darà le risposte che cerchi. Allora questo è il rischio che siamo tutti chiamati a compiere. Allora vedete, Giuseppe è una bellissima figura da, come dire, scoprire nella nostra quotidianità. È l'uomo del quotidiano, ma anche, come dire, che ci dà questa opportunità nella semplicità. Quindi abbracciamo, c'è un detto, ite ad Joseph. Andate da Giuseppe, perché è sicuro che lui intercede per voi, vi custodisce, vi dà le giuste soluzioni. Pregate San Giuseppe, è veramente un grandissimo custode, è il protettore della Chiesa stessa. La Chiesa siamo noi, che siamo le membra vive di questo edificio il cui corpo siamo appunto noi, e il capo è Gesù. Allora è bello che, come Gesù si è scelto Giuseppe come papà in terra e Maria come sua mamma, anche noi facciamo le stesse scelte, perché siamo ovviamente, e vogliamo essere, imitatori di Cristo. Quindi tutta la nostra vita è Gesù, è fare quello che Gesù ha fatto. E allora ecco entrare nella parola, vivere la parola, lasciarci trasformare dalla parola, quindi anche diventare custodi della parola, di questo verbo che deve incarnarsi nel nostro cuore. E allora abbiamo visto un po' chi è Giuseppe, ma scopri chi è Giuseppe per te, proprio in questo tempo. Ancora siamo in un tempo ordinario, ma non tra molto ci prepareremo al Natale. E allora quale tempo bellissimo proprio per, come dire, fare un viaggio dentro la Santa Famiglia. Come la Santa Famiglia oggi mi sta parlando? Qual è il messaggio che c'è per me? Come posso trarre ispirazione se sei sposato, se hai una persona al tuo fianco? Scoprirsi sposi nella bellezza del progetto di Dio. E quindi mentre vediamo Giuseppe così, come ce l'abbiamo un po' descritto con questi belli aggettivi, ma che vengono tutti da anche, come dire, una pittura fatta alla luce della parola,
E naturalmente abbiamo visto la sposa meravigliosa che è Maria. Naturalmente la bellezza di Maria non è comparabile a una persona così, un attore, un'attrice. Ma vi voglio dire e leggere proprio insieme, fare una piccola cosa. E vi do questo compito a casa. Come dire, bisogna essere sempre bambini nel cuore e diventare artisti. Perché Gesù, attraverso Santa Brigida di Svezia, ci racconta chi è Maria e ce lo fa attraverso, come dire, un'esposizione, una pittura. Allora io vi invito ad avere sempre quel foglio di carta, ma non solo la penna, anche dei colori. Fate un bel disegno di quello che Gesù dice di Maria. E allora, come dire, potete anche chiudere un attimo gli occhi, immaginare in questo momento quello che vado a raccontarvi. E immaginate che queste sono proprio le parole di Gesù dette alla sua sposa Santa Brigida, che parla di Maria. E dice così, c'è un dialogo. Dice, la madre di Dio parlava al figlio, dicendo, il tuo nome sia benedetto in eterno, Gesù, caro figlio mio. Alla tua umanità sia reso onore al di sopra di tutto il creato. Sia resa gloria alla tua divinità eterna, sopra ogni cosa, divinità che è Dio, con la tua umanità. Questa è una pittura che Maria ci dice, cioè proprio lei sta pregando suo figlio, lo sta esaltando. È bello usare anche queste parole della mamma come descrive suo figlio. E allora Gesù le risponde così. Carissima madre mia, sei simile a un fiore che si è schiuso, cresciuto in una valle vicino a cui c'erano 5 montagne. Allora, Maria è un fiore in una valle e ci sono 5 montagne. Le state immaginando? Perché le dovete anche disegnare, dovete fare magari il più bel disegno che avete mai fatto, guidate dallo Spirito Santo, seguendo queste belle parole di Gesù che descrive sua mamma. Dice, allora, quel fiore è spuntato da 3 radici, con uno stelo dritto senza nodi, e quel fiore aveva 5 foglie colme di ogni suavità e dolcezza. Ora, quest'umile valle si è innalzata con il suo fiore al di sopra delle 5 montagne circostanti, e le sue foglie si sono ingrandite e protese su tutta la distesa del cielo e sopra i cori degli angeli. Mamma, questa valle sei tu. Grazie all'umiltà che hai avuto più di chiunque altro. È la tua umiltà che ha superato le 5 montagne. E adesso Gesù ci dice chi sono queste 5 montagne. Dice, il primo monte era la potenza di Mosè, che attraverso la sua legge ha avuto potere sul mio popolo, come se questo popolo fosse stato tenuto in suo pugno, ma tu hai rinchiuso nel tuo seno il Signore e il legislatore divino di tutte le leggi. Per questo sei più alta di questa montagna. Pensate, questo fiore dallo stelo dritto con questi 5 petali, 5 foglie che si erge verso l'alto. E queste montagne sono tutte più basse di Maria. E la prima è la potenza di Mosè. Poi la seconda montagna. Dice così, il secondo monte è Elia, che è stato così santo da cadere in estasi ed essere innalzato nel corpo e nell'anima in un luogo santo. Ma la tua anima, carissima madre mia, è assunta e con lei il tuo corpo purissimo al di sopra di tutti i cori degli angeli. Per questo sei più alta e più potente di Elia. Maria, Gesù dice che è più potente di Mosè e di Elia. Vedete, sono tutti personaggi dell'Antico Testamento. E Maria è proprio questo passaggio. Lei è l'arca che tiene, ovviamente, l'onnipotenza di Dio in sé. E grazie alla sua umiltà supera qualunque profeta e la legge dell'Antico Testamento. Poi andiamo avanti. E dice così, il terzo monte è la forza incomparabile di Sansone. Vi ricordate Sansone?
una forza incredibile. Dice: egli aveva più di ogni altro uomo forza incredibile, eppure il diavolo l'ha convinto e dominato con l'inganno e l'astuzia. Ma tu, o madre mia, hai dominato il diavolo con forza mirabile, per questo sei più forte di Sansone. Sansone si era fatto proprio bambolare da Dalila. E poi alla fine, quando era stato catturato, lui comunque cieco, era stato fatto proprio giullare, e attraverso la sua forza, quando i capelli gli erano ricresciuti, aveva ucciso tutti i filistei. Però Maria non si fa ingannare. Maria è nella sua purezza e nell'umiltà, è più alta di Mosè, è più alta di Elia, è più alta di Sansone. Il quarto monte era Davide, che si è comportato secondo il mio cuore, secondo la mia volontà, ma poi purtroppo è caduto nel peccato abominevole e crudele. Ma tu, o madre mia, hai seguito in tutto e per tutto le sentenze e i decreti della mia volontà e non hai mai peccato. Il quinto e ultimo monte è Salomone, la sapienza, no? Di Salomone, che è stato colmato di saggezza e che tuttavia ha perso il senno. Ma tu, o madre mia, sei stata riempita di ogni saggezza e non sei mai stata insensata, né indotta in errore, né ingannata. Per questo sei più eminente di Salomone. Allora Gesù ci sta dicendo che questo fiore meraviglioso che è Maria è più alto di queste cinque montagne. Chissà come potreste disegnare questo fiore. Io in lei ci vedo la rosa più bella, naturalmente, ma ognuno di noi può nella sua fantasia, nel suo cuore, avere un'immagine di un fiore che supera qualunque bellezza di qualunque montagna. E non è finita qui, Spero che vi siate affascinati e che diventate tutti degli artisti e che facciate dei disegni bellissimi. Dice ancora così. Allora, se dice così: sia resa gloria alla tua divinità eterna sopra ogni cosa. E dice ancora, perché adesso parla del fiore, questo fiore che sei tuo, madre, è nato da tre radici, poiché sin dalla giovinezza hai avuto tre cose: l'obbedienza, la carità e l'intelligenza divina. Queste sono le radici del fiore, così quando lo disegnate, disegnate queste radici. E dice anche: da queste tre radici è cresciuto uno stelo dritto e senza nodi, ossia la tua volontà, che non si è piegata se non alla mia. Questo fiore ha anche cinque petali, che immaginate che state facendo questi cinque bellissimi petali di questo fiore speciale. E adesso ci spiega Gesù come sono questi petali. Dice: il primo petalo è la tua onestà, tanto che i miei angeli, mentre lo osservavano, hanno visto che superava la loro onestà, che era molto più eminente in santità e onestà della loro. Per questo motivo tu sei più eccelsa degli angeli. Pensate alla dolcezza di Gesù, quale figlio che parla di sua mamma. A cosa la paragona? A qualunque creatura, perché stiamo parlando di creatura, è Dio che parla delle sue creature, ma lei è la più bella. Anche degli angeli, che sono stati creati magnifici, lei li supera tutti. Poi dice: il secondo petalo è la tua misericordia, così grande che quando vedi la miseria di tutte le anime provi una grande compassione e hai sofferto, sopportato un'immensa pena della mia morte. Gli angeli sono pieni di misericordia, ma non provano dolore. Tu invece, carissima madre mia, hai avuto pietà dei miserabili quando avvertivi tutto il dolore della mia morte. Hai voluto patire e hai patito ancora più dolore grazie alla tua misericordia, piuttosto che esserne esente. Per questa ragione la tua misericordia ha oltrepassato e superato quella di tutti gli angeli. Maria supera in misericordia e in onestà tutti i cori degli angeli. Poi c'è un terzo petalo e dice: mamma, è la tua dolcezza.
Il terzo Petro, la dolcezza di Maria, dice: «Certo, gli angeli sono buoni, sono miti, desiderano il bene di tutti, ma tu, carissima madre mia, come un angelo prima di morire, hai avuto nell'anima e nel corpo la volontà di compiere del bene per tutti e lo hai fatto in modo particolare. E ora non lo rifiuti a nessuno che ti chiede, ha ragione, di avere benefici, per questo la tua dolcezza è più eccelsa di quella degli angeli». Come dire, Maria è perfetta creatura, ripiena di Dio, ma anche della sua umanità, ed è grazie all'umanità che può eccellere e superare anche quella degli angeli. Poi, quarto petalo è la sua prodigiosa e meravigliosa bellezza. Maria è la creatura più bella che Dio abbia mai creato. E dice, la bellezza che supera tutta quella degli angeli. Dice ancora, ammirando la bellezza di ogni anima e di ogni corpo, vedono che tutta la bellezza della sua anima è superiore all'intera creazione e che l'onestà del tuo corpo è superiore a quella di tutti gli uomini creati dal nulla. In questo modo la tua bellezza supera gli angeli e tutto il creato. E infine il quinto petalo è la sua divina dilettazione. Maria si diletta in Dio, poiché dice, non ti piace nulla all'infuori di Dio. Maria si diletta completamente in Dio. Maria è bella perché ama Dio. Maria è bella perché mette al centro della sua vita completamente nostro Signore. E dice, ma quanto buono, quanto bene e quante cose belle, quanta contentezza e quanta gioia tu provavi per Dio in tutta coscienza agli angeli e passo che loro bruciasse come una luce nella divina carità. Ma vedendo che la tua gioia era una catasta di legna che brucia come un fuoco vivo e ardentissimo, tanto altro, alto, altissimo, che la sua fiamma si avvicina alla mia divinità. Ebbene, o dolce madre mia, essi conclusero che la tua felicità bruciava e si innalzava al di sopra di tutti i cori degli angeli. Per questo, questo fiore ha 5 petali, quindi onestà, misericordia, dolcezza, bellezza e immensa dilettazione. Capite che bellezza che ci racconta Gesù di sua mamma? La paragona al fiore più bello, al fiore che va dritto verso il cielo con uno stelo dritto, con queste 5 foglie che non sono altro che la sua soavità, la sua soavità, la sua dolcezza. E poi questi 5 petali così belli, così succosi, così colorati, che superano queste 5 montagne. Fratelli, disegnate, prendete colori, fate colorata la vostra vita come Gesù desidera, come desidera il Padre Celeste, come la desidera lo Spirito Santo. È così bello tornare, come dire, con Gesù a fare anche un po' i bambini, a colorare la vita. Che Maria è la creatura più bella e più eccelsa e lei ci vuole nella gioia, ci vuole nel colore anche della vita, perché ci aspetta un'eternità stupenda, anche se oggi dobbiamo soffrire come ha sofferto lei, ma la sua misericordia l'ha resa ancora più bella. E noi siamo figli e in questa figliolanza vogliamo proprio fare come lei. Allora, ancora una cosa vi voglio raccontare, perché Maria, che è questo fiore bellissimo, ci lascia proprio dei segni, ci lascia, come dire, ci fa sentire la sua presenza. E ogni volta che ci introviamo nel roseto, vi raccontiamo sempre qualcosa da qualche parte. Oggi non ci allontaniamo da Assisi, Sapete, tutto qui, Maria Vision, queste puntate in diretta vengono proprio qui da Assisi, dove noi viviamo. E nel convento di San Francesco c'è una cosa molto speciale che Maria ci ha lasciato. I francescani sono custodi di un dono meraviglioso che arrivò nel 1300, all'ultima crociata, attraverso una persona, un ricco, un nobile,
e il quale si ammalò tantissimo quando ritornava ed era molto devoto di San Francesco, e lui aveva con sé la cosa più preziosa, che ha detto a Dio: se io guarisco, perché l'avevano spacciato per morto, non aveva quasi più nulla da vivere, cioè se io guarisco donerò questo dono che ho alla Chiesa e la donerò a San Francesco e ai suoi figli. Qual è questo dono? È il velo della Madonna. Il velo della Madonna che lei ha anche utilizzato per coprire Gesù bambino, piccolino, neonato. E questo velo è custodito nel Sacro Convento. Allora, fratelli, pensate che bella questa cosa. Magari siete venute tante volte qui ad Assisi, siete andati alla Basilica di San Francesco, ma non sapevate che nella Basilica Inferiore, sopra dove c'è l'altare maggiore, sulla sinistra, nel transetto di sinistra, lì c'è il Santissimo Sacramento, c'è l'altare, un piccolo altare, e sopra, vedrete perché tra un po' ve lo faccio vedere, c'è proprio un reliquiario. Dentro questo reliquiario c'è il velo della Madonna custodito e protetto. Pensate, questo velo viene esposto alla devozione dei fedeli solo due volte all'anno, il 15 di agosto e l'8 dicembre, quindi se l'8 dicembre capiterete qui ad Assisi non mancate, perché ci sarà la preghiera proprio al velo della Madonna. E questo velo, la veridicità, diciamo, come possiamo essere sicuri che sia veramente il velo della Madonna? Beh, nel Sacro Convento ha vissuto per un po' di tempo un santo molto conosciuto, che è San Giuseppe da Copertino. E San Giuseppe è un'altra bella rosa del rosetto di Maria. San Giuseppe, in una sua estasi mistica con la Madonna, la vide e gli ha proprio chiesto: mamma, ma veramente quel velo è il tuo? E la Madonna gli ha risposto: sì, figlio mio, quel velo è il mio, e con quel velo ho tenuto stretto al mio cuore il bambino Gesù. Quindi da tanti secoli è custodito qui ad Assisi, e pensate che con questo velo si andava in processione ad Assisi. Addirittura c'è una parte dove il cardinale responsabile del convento portava fuori e benediceva tutta la città col velo. E poi all'interno del convento, una volta alla settimana, veniva eseguita proprio la processione col velo della Madonna. Allora, quello che vedete adesso è questo velo, ma non basta vederlo, dobbiamo pregare. Quindi naturalmente tutto questo ci porta a aumentare la nostra devozione, e io colgo l'occasione per pregare ancora una volta insieme, e quindi lo facciamo con i nostri fratelli francescani ai piedi di Gesù Eucaristia, ai piedi proprio della Madonna, quindi contemplando questo velo. E allora quello che vi invito a fare è: lasciatevi abbracciare da questo velo della mamma, dal suo manto, perché siamo i suoi figli tanto tanto amati. Preghiamo insieme.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Salve. Così, se l'8 dicembre non potete venire, ecco che il velo della Madonna entra nelle vostre case. Allora potete però sempre venire in spirito, ma soprattutto stare ai piedi di Gesù e Eucaristia, perché è ai suoi piedi che noi troviamo ogni conforto, ogni gioia. È bello sapere quando vado proprio in Basilica che lì c'è questo velo e mi piace stare lì ai piedi di Gesù e immaginare proprio che quel velo scende su di me e su tutta la Chiesa, nella quale veniamo avvolti, veniamo protetti, vediamo custoditi. Maria ci custodisce mentre è custodita da San Giuseppe. Allora lasciamoci anche noi veramente custodire, mettiamoci ai piedi del tabernacolo, ai piedi di Gesù con Maria. Ed è quello che faremo anche adesso, mentre sapete, qui si prega. Bisogna pregare, bisogna esultare, bisogna lodare il Signore e così Gesù vuole entrare nelle vostre case, vuole entrarci con Maria, vuole entrarci con San Giuseppe, ci vuole entrare soprattutto Lui nel suo santissimo corpo e nel suo sangue. Quindi lasciatevi, come dire, custodire dalla Santa Famiglia, ma mettetevi ai piedi di Gesù e Eucaristia con grande, grandissima fiducia, abbandono, proprio come ha fatto San Giuseppe nel momento in cui ha saputo dall'angelo e gli ha chiesto l'angelo e gli ha detto di non temere. Anche noi nella nostra vita dobbiamo, come dire, avere coraggio, non avere paura, non avere paura nonostante le difficoltà che possono sembrare insormontabili. Allora c'è un luogo che è il luogo della nostra pace, è il luogo della nostra gioia, è il luogo della nostra felicità. Questo luogo ha un nome, è una persona, è Gesù. Gesù vuole prendere e ha già preso su di sé tutti quanti noi, i nostri peccati, i nostri limiti, le nostre debolezze. Vi ricordate, Papa Francesco diceva, lascia che Giuseppe custodisca le tue debolezze. Mettiamo queste debolezze nel cuore di Gesù. E sicuramente il nostro Giuseppe ci aiuterà a superare quelle debolezze che diventeranno nostra forza, perché nel riconoscerle c'è grande gioia. Allora, come vi ho anticipato, preghiamo
per la santificazione del matrimonio, per la santificazione della famiglia. Portiamo questa intenzione proprio adesso ai piedi di Gesù Eucaristia, accogliamolo nelle nostre case, accogliamolo nel nostro cuore, perché Gesù proprio adesso vuole guarirci. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché ci dai l'opportunità di metterci ai tuoi piedi e di dirti grazie. Grazie perché non ci perdi di vista un solo momento. Tu sei tutta la nostra gioia, tu sei il nostro amore, tu sei la nostra vita, sei la nostra dolcezza, sei tutto per noi, Gesù. E noi con un cuore ardente, con un cuore fervente, un cuore zelante, vogliamo nasconderci in Maria e Giuseppe e con loro nasconderci in te, accogliere te, cantare a te. La tua mano stendi e donami la vita. Abbracciami. Gesù, dolcissimo Gesù, in questo momento noi ti vogliamo offrire tutto il nostro cuore, tutta la nostra vita e te lo offriamo con un'intenzione anche specifica per la santità del matrimonio. Ti chiediamo la santificazione della famiglia, di quella famiglia perché possa essere come tu l'hai pensata, come tu la desideri. Ci vogliamo lasciare abbracciare da te, Gesù, dal tuo amore, da tutto te stesso. Ti chiediamo, Signore Gesù, con quelle tue braccia d'amore, abbraccia tutti gli sposi, abbraccia tutte le famiglie, specialmente quelle più in difficoltà, quelle che più hanno bisogno di sentirti, che ancora non ti conoscono, che non hanno sperimentato il tuo amore. Se tu vuoi, Gesù, tu puoi, ascoltaci. Adesso ti offriamo con i nostri cuori anche una decina con questa intenzione. Una decina che vogliamo contemplare insieme con tutti i nostri fratelli, continuando a cantare nel nostro cuore, perché la preghiera deve essere un canto. La preghiera deve essere una melodia. E noi vogliamo farti tanti canti, Signore Gesù. Ascoltaci, Gesù. Santificaci, Gesù. E ti offriamo
la tua morte in croce, Gesù. Ci lasciamo abbracciare da tutto il sangue che tu hai sparso sulla croce, perché tu possa santificarci tutti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Sia lodato e ringraziato ogni momento e divinissimo sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il santissimo e divinissimo sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grazie, cari fratelli, di pregare insieme con noi, di passare questo tempo insieme a lodare, a gioire, proprio a ringraziare il Signore. Naturalmente ci ricorderemo sempre di voi nelle nostre preghiere quotidiane.
e mettiamoci sempre di più in questo grembo virginale di Maria, lasciamoci custodire sempre di più da Giuseppe e diventiamo artisti. Prendiamo proprio i colori, disegniamo il fiore più bello che siamo capaci, ma se non siamo capaci, diventiamo noi dei fiori profumati che possano veramente, come dire, portare questo profumo, il profumo di Cristo, ovunque il Signore ci manda. Proprio chiedendo questa intercessione a Giuseppe e a Maria di essere quei bei fiori che il Signore vuole, che desidera per ciascuno di noi. Allora rimaniamo uniti nella preghiera costante. Vi ringrazio di essere stati qui con noi, ringrazio tutti i fratelli qui di Maria Vision, ringrazio anche sorella Angela e tutti quelli che veramente ci aiutano a poter essere qui ogni martedì insieme, uniti sempre come un cuor solo e un'anima sola. A presto!